Buongiorno a tutti cari amici di Facebook e benvenuti a questa nuova diretta. Io sono Riccardo Allievi, sono un dottore commercialista, sono uno dei titolari dello studio Allievi. Oggi in questa diretta volevo parlarti delle novità relativamente alle ristrutturazioni, nello specifico i bonus fiscali che sono concessi per tutti quei contribuenti che effettuano delle ristrutturazioni in un immobile. Devi sapere che grandi novità non ce ne sono in realtà, sono state in pratica prorogate tutte quelle iniziative che erano state introdotte negli anni scorsi e quindi anche per il 2017 avrai diritto, se farai delle ristrutturazioni in un determinato immobile di tua proprietà, a poter usufruire di queste agevolazioni fiscali che ti dirò. Quindi in realtà andrò nello specifico, ti dirò in che cosa consistano, ma dovrebbe essere un ripasso di quello che in realtà già si dovrebbe sapere relativamente agli anni precedenti. Nello specifico ti parlerò di tre tipologie di bonus, perché poi si parla di bonus relativi alle ristrutturazioni, ma in realtà i bonus sono tre. Uno è proprio relativo alle ristrutturazioni, quindi se ristrutturi un immobile hai diritto a un determinato bonus fiscali. L'altro è se intervieni sull'immobile e migliori la qualità energetica dell'immobile stesso. Il terzo bonus, che però è legato ai primi due, se fai uno dei due interventi e compri dei mobili hai diritto ad avere un ulteriore bonus fiscale. Bene, partiamo dal primo bonus, quello classico delle ristrutturazioni. Questo ti dico che è stato prorogato innanzitutto per tutto il 2017, quindi per tutto il 2017 se farai interventi di ristrutturazione per un immobile avrai diritto a una detrazione del 50% della spesa fino a un massimo di 96.000 euro. Cosa vuol dire detrazione del 50% fino a un massimo di 96.000 euro? Vuol dire che se tu spenderai una determinata cifra per ristrutturare l'immobile, questa cifra che spenderai, chiaramente fino a un limite di 96.000 euro, ti tornerà indietro per il 50% sotto forma di minori imposte che andrai a pagare. Ti tornerà indietro in realtà non subito, ti tornerà indietro in 10 anni. Quindi ipotizziamo che tu faccia una ristrutturazione di 50.000 euro relativamente a un immobile, ti tornerà indietro i 25.000 euro che hai speso, cioè il 50% della spesa, in 10 rate, quindi non subito 25.000 euro ti verranno rimborsate. Ogni anno 2.500 euro saranno minori imposte che tu andrai a pagare allo Stato, quindi avrai una sorta di credito nei confronti dello Stato per 10 anni. Chiaramente è un'iniziativa non nuova, ti ripeto, c'è da diversi anni, è un'iniziativa molto interessante appunto perché incentiva i lavori di ristrutturazione, incentiva il mondo dell'edilizia. Infatti a fronte di una spesa, di un investimento che viene fatto, diciamo che appunto hai un ritorno interessante dal punto di vista fiscale. Io ho parlato di manutenzione e ristrutturazioni dell'immobile, tieni presente che c'è la normativa specifica su questi bonus e sono previsti diversi interventi, io ti dico quelli principali che vanno per la maggiore, sono appunto i lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile, ma anche l'eliminazione ad esempio di barriere architettoniche nel tuo immobile, oppure anche iniziative finalizzate a contrastare il compimento di atti illeciti, quindi se fai interventi per mettere in sicurezza contro intrusione di terzi il tuo immobile, oppure anche la cablatura degli edifici per migliorare l'inquinamento acustico, quindi anche questo viene considerato intervento di ristrutturazione, oppure anche le misure quelle antisismiche. Sono tutti interventi considerati di ristrutturazione per cui ti spetta questo bonus fiscale. Tieni presente poi certi aspetti che ti andrò a dire. Se i lavori di ristrutturazione proseguono, non si tengono nell'ambito di uno specifico anno, ma proseguono su più anni, il limite dei 96.000 euro in realtà è unico. Quindi se tu inizi i lavori di ristrutturazione relativi a quell'immobile, quello specifico lavoro di ristrutturazione nel 2017
e il lavoro di ristrutturazione, anche se hai compiuto diverse spese, prosegue nel 2018 con ulteriori spese, in realtà non avrai come limite il 96.000 euro per due. I 96.000 euro in realtà si intendono per lavoro di ristrutturazione. Quindi sappi che se c'è una prosecuzione dei lavori, il limite è sempre lo stesso. Poi devi sapere che se l'immobile su cui appunto fai lavori di ristrutturazione è a uso promiscuo, cosa vuol dire? Che lo usi sia per uso, diciamo, privato che per uso professionale, imprenditoriale, insomma, la detrazione spetta per il 50%, cioè viene tutto dimezzato rispetto ai casi che ti dicevo prima. Altra casistica che potrebbe capitare è nel momento in cui hai fatto dei lavori di ristrutturazione e poi nel corso degli anni, perché ti ho detto che il bonus in realtà è di 10 anni, ti tornerà indietro in 10 anni. Se tu dovessi vendere questo immobile nell'arco dei successivi 10 anni, il bonus fiscale, salvo diverso accordo tra le parti, passa all'acquirente, quindi non resta a chi lo ha sostenuto originariamente, ma salvo diverso accordo tra le parti, quindi salvo che nell'atto notarile viene specificato che il bonus resta in capo al cedente, cioè a chi vende l'immobile. In realtà, se non si dice nulla, il bonus passa a chi acquista l'immobile. Chiaramente, poi questa sembrerebbe scontato, ma te lo dico, ovviamente, essendoci un bonus che passa all'acquirente, questo bonus, che ha ovviamente un valore finanziario, dovrebbe essere quantificato nel valore complessivo dell'immobile quando viene definita la compravendita. Poi, ultimo aspetto che volevo segnalarti è quando c'è il decesso di chi ha ristrutturato un immobile, questo diritto del bonus fiscale passa all'erede che ha la detenzione effettiva dell'immobile stesso, che è praticamente andato in successione. Ti dico poi un'ultima cosa, prima di passare all'altra tipologia di bonus, è in merito al pagamento, nel senso che il pagamento di queste spese di ristrutturazione deve essere fatto con un cosiddetto bonifico parlante, nel senso che se vai in banca ci sono dei moduli precompilati in cui devi indicare tutta una serie di dati, tra cui il codice fiscale del cedente, di chi ha, diciamo, fatto il lavoro di ristrutturazione, del fornitore e così via. In realtà, fino all'anno scorso, l'Agenzia delle Entrate era abbastanza stringente su questa normativa, nel senso che se non facevi il bonifico secondo quello previsto dalla normativa, quindi compilandolo correttamente con i moduli che trovi anche in banca, il diritto al bonus fiscale veniva meno. Ora c'è stata un'apertura da parte dell'Agenzia delle Entrate che ha previsto che anche se in pratica viene fatto un bonifico normale, ordinario, e su questo bonifico non viene operata la cosiddetta ritenuta d'acconto, perché funzionava in questo modo e funziona tuttora: se tu fai un bonifico al fornitore per delle ristrutturazioni, il bonifico, se lo fai con i moduli, quelli precompilati, quelli previsti dalla normativa, non arriva totalmente al tuo fornitore, ma arriva con una decurtazione, cioè gli viene tolto dalla banca un 8% che rappresentano una parte delle imposte che dovrà versare il tuo fornitore, che gliele trattiene già la banca. Ora, hanno stabilito che se tu fai un bonifico ordinario, normale, senza compilare tutti i dettagli, chiaramente non vale tutto questo discorso della ritenuta d'acconto, la banca non trattiene nulla, ma non perdi comunque il diritto al bonus se il tuo fornitore, con un'autocertificazione, con uno scritto, dichiara che comunque ha registrato la fattura e quindi il relativo incasso che ha avuto nei tuoi confronti, e lo ha regolarmente contabilizzato in contabilità e quindi successivamente dichiarato nella propria dichiarazione dei redditi. Se hai in mano questa autocertificazione, anche se hai fatto un bonifico ordinario, avrai diritto alla detrazione sulle ristrutturazioni. Sappi
Secondo bonus è quello relativo alla riqualificazione energetica. Questo è un bonus che non ha in pratica un tetto massimo di spesa, nel senso che ci sono diversi tetti massimi, che adesso ti dirò quelli principali. Più o meno il meccanismo è simile a quello delle ristrutturazioni. L'unica cosa che è stato previsto un bonus non del 50% ma del 65%, quindi il 65% della spesa ti tornerà indietro con lo stesso meccanismo che ti ho detto prima, però in 10 anni, sempre quindi con un risparmio di imposta suddiviso in 10 rate. È stato anche previsto che per questi interventi, oltre a prorogarli chiaramente per tutto il 2017, è stato previsto anche che per gli interventi fatti sulle parti comuni condominiali la proroga arriva fino al 31 di dicembre 2021. Quali sono questi interventi che rientrano nella casistica della riqualificazione energetica e quali sono i vantaggi effettivi fiscali? Allora, c'è la riqualificazione energetica classica, cioè se migliori l'aspetto energetico, è prevista una detrazione massima, cioè un bonus massimo di 100.000 euro. Quindi la spesa massima prevista sarebbe il 65% che dà 100.000 euro. Quindi la spesa, per essere precisi, è 153.846,15. Quindi se tu sostieni un massimo di questa spesa, il 65% è 100.000 euro, in pratica lo Stato ti rimborsa al massimo 100.000 euro. Adesso poi negli altri casi ti dico semplicemente il bonus massimo, cioè il 65% massimo, così evitiamo di dare numeri con le virgole. L'altra casistica molto spesso che rientra si verifica molto spesso in questa riqualificazione è quella dei pannelli solari per la produzione dell'acqua calda. In questo caso il bonus massimo che ti spetta è di 60.000 euro della spesa appunto che hai sostenuto, cioè il 65% della spesa, al massimo arrivi a 60.000 euro di bonus. Oppure la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, in questo caso arrivi a un massimo di 30.000 euro di risparmio. Quindi devi sapere che stiamo comunque parlando di un risparmio in 10 anni, però come puoi vedere arriviamo addirittura anche a 100.000 euro risparmiati, quindi 10.000 euro all'anno di minori imposte che andrei a pagare. Per quanto riguarda le parti comuni, addirittura, oltre a prorogare fino al 2021 questa agevolazione, se vivi in un condominio e fate lavori che migliorano la prestazione energetica del condominio, sia invernale che estiva, al di sopra di determinate tabelle che sono state previste dal fisco, che sicuramente il tuo amministratore conoscerà molto bene, devi sapere che la detrazione addirittura arriverà al 75%, quindi chiaramente nel limite della spesa che ha sostenuto ogni condomino, questa detrazione è del 75%, il 75% della spesa ti tornerà indietro. Terzo e ultimo bonus di cui ti volevo parlare è il bonus relativo ai mobili ed elettrodomestici, che è già in vigore da qualche anno a questa parte. In pratica cosa hanno previsto? Che per gli immobili oggetto di ristrutturazione, quindi attenzione, non per tutti gli immobili, ma per immobili su cui hai fatto delle ristrutturazioni, hai diritto, nel caso in cui tu dovessi comprare dei mobili da appunto utilizzare per questo immobile che hai comprato, o mobili o elettrodomestici, hai diritto a una detrazione del 50% della spesa fino a un massimo di 10.000 euro. Quindi anche in questo caso il 50% della spesa, se compri dei mobili o dei grandi elettrodomestici di classe, mi raccomando, A+ o A, classe A se stiamo parlando di forni, e li diciamo usi per questo immobile su cui hai fatto le ristrutturazioni, il 50% della spesa, quindi ipotizziamo che tu compri un frigorifero da 2.000 euro, il 50% di quello che hai speso, cioè 1.000 euro, ti tornerà indietro in 10 anni, quindi 100 euro all'anno, come minori imposte che appunto andrai a sostenere.
Una precisazione è che i lavori di ristrutturazione in questo immobile, per cui hai comprato o dei mobili o degli elettrodomestici, devono essere stati fatti dall'1/1/2016 in avanti. Quindi per tutti i lavori che dovessi aver fatto prima del 2016, cioè dal 2015 indietro, e per cui adesso compri dei mobili, purtroppo non ti vale questo bonus, questa detrazione sui mobili. Un ultimo aspetto è, purtroppo ti devo dire che non è stato confermato per il 2017 il bonus giovani coppie, che anche questo era un bonus praticamente uguale, riservato a giovani coppie sia conviventi sia sposate, in cui uno dei due aveva meno di 35 anni. C'era lo stesso identico bonus, quindi 10.000 euro di spese per mobili e elettrodomestici, 50% di ritorno fiscale, anche se non c'erano stati lavori di ristrutturazione. Se c'erano appunto questa giovane coppia che andava a convivere o si sposava, andava a vivere in un immobile, comprava i mobili, aveva diritto a questo bonus. Purtroppo questo bonus, seppur molto interessante a mio giudizio, non è stato confermato per il 2017, quindi chi ha aderito nel 2016 è stato fortunato e avrà diritto a questo bonus da sfruttarlo appunto dall'anno scorso e i prossimi 9 anni a rate, come ti ho detto. Per chi purtroppo li compra quest'anno, l'unico vincolo che è determinante è che sull'immobile ci siano stati lavori di ristrutturazione, altrimenti purtroppo non hai diritto ad alcun bonus se compri dei mobili o dei grandi elettrodomestici. Bene, questo era quello che ti volevo dire oggi sui bonus relativi alle ristrutturazioni. Se hai delle domande da fare, sono a tua disposizione, postale pure nei commenti, anche se vedrai questo video registrato sia su Facebook sia sul nostro canale YouTube. Se vuoi essere sempre aggiornato o aggiornata quando sono in diretta, ti consiglio di attivare le notifiche in modo tale che ti arriverà appunto una notifica nel momento in cui sarò in diretta. In ogni caso troverai nella prossima settimana l'evento sulla nostra pagina Facebook, in cui ti verrà detto esattamente quando sarò in diretta, il giorno e l'ora. Comunque ti preannuncio che, come al solito, sarà nel finale della prossima settimana. Con questo è veramente tutto, ti auguro un buon fine settimana e ti do appuntamento alla prossima diretta su tutte le novità fiscali dell'ultima ora. Ciao, alla prossima!